Buongiorno e buon sabato da Giuseppe Recca, oggi è il 22 maggio. Un bonsai di ulivo, un segnale di pace dopo alcuni giorni di polemiche, ma anche di fatica. E questo è il messaggio della città di Sciacca al presidente della regione Nello Musumeci, che ieri non era presente a Palermo ad accogliere il sindaco Francesca Valenti al termine della marcia per le terme, che ha visto amministratori e associazioni di Sciacca attraversare diversi paesi di due province per chiedere maggiore attenzione per le terme, che sono chiuse da 6 anni. Ieri mattina c'è stato un sit-in a Palermo davanti alla sede della Regione Siciliana, conclusosi appunto con la consegna del bonsai. Per il deputato regionale Michele Catanzaro, unico parlamentare del territorio a sostenere la manifestazione, il presidente Nello Musumeci ha perso l'occasione per chiarirsi con la città di Sciacca e indicare qual è la sua idea per lo sviluppo del termalismo siciliano. Catanzaro e il sindaco Valenti adesso proseguiranno la loro battaglia e aspettano Musumeci a Sciacca per un confronto chiaro sulla situazione delle terme. Ieri primo giorno di operatività all'hub vaccinale di Sciacca, ma c'è carenza di vaccini e tante persone che si sono presentate nella struttura hanno dovuto rinunciare alla vaccinazione senza prenotazione. Solo dopo una lunga attesa hanno appreso che non era possibile soddisfare le loro richieste. C'era disponibilità solo per i prenotati. Il commissario dell'ASP Mario Zappi ha detto che sarà chiesto aiuto alle altre ASP per garantire le somministrazioni in attesa di nuove forniture previste per il 26 maggio. Via libera in Sicilia dal 26 maggio appunto alla vaccinazione per gli studenti maturandi. Lo prevede un'ordinanza del presidente Nello Musumeci. Visto l'approssimarsi degli esami nelle scuole secondarie di secondo grado, gli studenti volontariamente senza prenotazione potranno essere immunizzati. Due le patologie di vaccino che saranno impiegate in base all'età. Per i maggiorenni si farà ricorso al siero monodose Janssen o in mancanza AstraZeneca. Ai minorenni invece verrà somministrato Pfizer. La sede operativa dell'organizzazione accusata di usura, truffa e falso, fermata nelle scorse ore dai carabinieri di Bagheria, era quella di una società finanziaria di franchising di Sciacca, presso la quale lavorava come impiegato il 34enne palermitano Giosuè Giglio, finito agli arresti domiciliari insieme ad altre 3 persone. Per il sostituto procuratore della Repubblica di Sciacca, Michele Marrone, c'era un meccanismo che configura il reato di usura che, secondo gli investigatori, è stato commesso ai danni di persone letteralmente disperate perché in difficoltà economica. La società finanziaria, con sede a Firenze, viene ritenuta parte lesa. La Procura di Sciacca ha disposto perquisizioni all'interno della sede locale. Giovanni Lopez ed Ezio Bono, rispettivamente presidente delegato della zona di Sciacca di Agrigento Estra, l'associazione provinciale del settore estra alberghiero della provincia di Agrigento, hanno commentato l'elezione di Giuseppe Caruana presidente della Confcommercio provinciale. Come associazione di categoria del territorio che svolge la propria attività nell'ambito della grande famiglia della Confcommercio, commentano Lopez e Bono, siamo certi che in Caruana avremo un interlocutore attento alle esigenze delle imprese che rappresentiamo in un momento particolarmente difficile per il settore del turismo. Sport, trasferta a Terrasini questa sera per il Volley Club Sciacca nella seconda partita della pool promozione del campionato di Serie C. Il match si giocherà all'impianto comunale di Terrasini con inizio alle ore 17. I saccenzi, dopo la vittoria nel primo turno, guidano la classifica della seconda fase. L'altra partita si era conclusa per 3-2. L'altro confronto di questa seconda giornata è quello che vedrà opposti lo Spadafora e il Capace sul campo della squadra palermitana. È tutto, grazie per averci seguito e buona giornata, più tardi.